Pensiamo che mai nessun team di paranormale si è inoltrato così tanto per raccontare un'identità di un luogo storico presente in tutta la Sardegna. Ne sono state scoperte più di 2400. Si ipotizza che molte rimangano ancora da trovare. Sono spesso collegate tra loro, sono proprio cimiteri sotterranei. Sono tombe preistoriche scavate nella roccia tipiche della Sardegna prenuragica. Si trovano sia isolate che in grandi raggruppamenti formati anche da più di 40 tombe. Si pensa che siano presenti in Sardegna a partire dal Neolitico recente fino all'età del Bronzo antico tra 4400 e il 2000 a.C. Queste strutture contraddistinguevano tutte le zone dell'isola, ad eccezione della Gallura. Questi luoghi sacri si chiamano Domus degli Anas, che dal sardo all'italiano si traduce in case delle fate. Vogliamo raccontare e far vedere una visione diversa con immagini spettacolari, con videocamere a visione notturna IR e entrare con attrezzatura professionale per rilevare anomalie. Siamo forse i primi a fare un'indagine paranormale registrata e divulgarla sui social sul canale YouTube e altre piattaforme social. Ma oggi il team Infinito Mistero Paranormale si trova nella Domus degli Anas di Su Crocifissum Anno, sita tra Porto Torres e Sassari. La necropoli interessa un'area di circa 2 ettari e conta più di 22 tra stanze e tombe scavate nel calcare, costituite da più camere comunicanti. Alcune domus hanno accesso a pozzo, mentre altre sono precedute da un corridoio. Troviamo anche dei simboli come le corna di toro o vacca che indicano la divinità maschile e femminile nello stesso tempo. Il sito si trova in stato di abbandono e non è segnalato da alcun cartello. Iscrivetevi al canale e lasciate un like per far crescere la nostra passione. Ciao a tutti, oggi il team IMP insieme a Gavino ad Andrea e oggi abbiamo anche un ospite che lo presentiamo. Eccolo qua, noi chi vuole venire può venire. Presentati. Roberto. Buonasera ragazzi. Quindi chi vuole venire nella nostra indagine è ben accetto quando organizziamo. Quindi oggi ci troviamo su Crocifissum Anno. Sono delle domus, sono delle tombe che abbiamo già spiegato nell'intro. Guardate che spettacolo. E oggi vediamo se riusciamo a rilevare anomalie. Il posto è grandissimo, ci sono tante domus. Vediamo cosa rileviamo. Adesso vi facciamo vedere la strada all'epoca romana. Vediamo, è spettacolare, bellissima. Siamo quasi al buio, vabbè, iniziamo, ma il posto è bellissimo. Da notare oggi che abbiamo una bellissima luna piena. Eccoci. Grazie Gavino per l'interessamento che mi ha cagato. Eccoci. Bellissima la domanda. Domus degli Anni. Abbiamo portato a testa su quello che è più umano. Qua abbiamo il nostro avventuriero. Provata? Ah, eccola.
Iniziamo da qui le nostre indagini e vediamo cosa esce fuori. Comunque iniziamo a presentarci per loro, dato che sono già presentati. Oggi vi trovo con Gavino, Andrea e Roberto. Roberto, presentiamolo di nuovo. È venuto con noi per vedere cosa facciamo. È un grande sostenitore del canale e vediamo avanti. Adesso iniziamo le nostre indagini e vediamo cosa esce fuori. Allora, inizierei a fare così, prendere questa. Allora, iniziamo. Allora, siamo venuti. No, Chi c'è, Gabi? Buonasera a tutti. Ci troviamo a Su Crocifisso Umano, siamo nella Domus de Gena più grande che c'è del gruppo. E ora, come vedete, abbiamo iniziato con il K2 e stiamo iniziando a fare le nostre indagini. Vediamo un po' se qualcuno vuole venire a comunicare con noi. Ha già piazzato tutto Gavino, come avete sentito, che adesso è dietro la telecamera. Io vorrei comunicare con qualche persona che è qui, oppure qualche forma di luce o energia. La strumentazione serve per rilevare la vostra presenza. Se date energia, come vedete, si illumina e cambia colore. Quindi se vi avvicinate e date un po' di energia, rileva la vostra presenza con il K2, con questa strumentazione qua. Mentre questo è un X-Pod che serve, quando vi avvicinate, rivela sempre la vostra presenza. Non fa passare solo avvicinarsi per segnalare con un rumore. Se poi avete più energia, si illumina. Quindi se c'è qualche entità, come ho già detto, forma di luce, avvicinatevi a noi. Qualcuno qua è stato seppellito. Questa è una tomba. Capite quello che sto dicendo? Se non capite quello che sto dicendo, illuminate. C'è qualcuno? Siamo venuti qua in pace per raccontare la vostra storia. Non vogliamo mandarvi via e né dare fastidio. Vogliamo solo comunicare con voi. Ed è l'unica strumentazione, è questa che vedete, per il momento. E poi adesso inizieremo con un'altra attrezzatura. Per il momento vogliamo iniziare un approccio con voi, con questa strumentazione. C'è qualcuno? Benvenuto. Non possiamo tenere gli audio in considerazione perché abbiamo la strada vicino, quindi si tirano le macchine. Dai, c'è qualcuno che vuole comunicare con noi? Noi siamo qui per dare voce a voi. Che continuiamo il giro e poi ritorniamo, anzi se ci spostiamo vediamo un po' cosa esce fuori dall'altra parte. Io vi sento in altre camere, fai vedere. Sì, c'è una grande camera. Come vedete è veramente scomodo stare qua dentro. Spento. Qui
mi sento una scimmia a camminare qua. Ci vedi? Sì, sì. C'è un po' di gente. Vediamo se è girato l'altra cosa. Avevi una moglie, dei figli, oppure un sacerdote, un uomo, eccolo lì, si è illuminato anche l'altro. Sì. Sei un sacerdote che è rimasto qua. Sta sì, lo sto riprendendo.